Bentornati all'appuntamento con l'informazione, con il TG delle 13 del capoluogo. Buongiorno questa mattina al sindaco di Fagnano Alto, Buongiorno. Francesco D'Amore, che è qui anche nella veste di presidente della comunità del Parco Sirente Velino. Francesco, noi ti ricordiamo perché sei passato alla ribalta delle cronache quando non avevi ancora nemmeno Giurato. giurato. E ti era caduta, diciamo, fra capo e collo, come si suol dire, questa spada di Damocle che arripa una delle tue 10 10 frazioni. frazioni con 60 abitanti, avrebbero voluto ospitare 50 immigrati. E così sei finito sulle cronache nazionali, subito subito hanno fatto il battesimo del fuoco, eh? Esatto, sì, Traumatico? ricordo ancora quel momento perché i cittadini subito sono venuti giustamente da me e la situazione, come tu conosci il territorio, quindi ti sei resa conto perfettamente dell'impossibilità e insomma, di questa scelta infelice. Quindi io mi sono attivato prontamente, ma purtroppo le istituzioni non hanno risposto come io immaginavo e quindi grazie all'informazione, che devo dire si è sostituita alle istituzioni, Certo. hanno fatto sì che appunto siamo riusciti a scongiurare questa scelta veramente infelice. Beh, diciamo che quel battesimo del fuoco ha dato subito prova della tua capacità, che è una capacità assolutamente incredibile nella misura in cui abbiamo testato, seguendoti in questi anni, io ormai sono quasi tre perché tu sei stato eletto appunto nel 2015, e è stata la tua capacità dimostrata sul campo di fare sistema. Sì, questa è una cosa a cui ho sempre creduto, perché il campanilismo, no? Che diciamo è la croce che ci affligge da sempre nel nostro Assolutamente. territorio, doveva essere sconfitta soprattutto non solo a parole, perché fare sistema è una frase che spesso sentiamo in qualunque È convegno, in vero. qualunque riunione, eccetera. E quindi io ho voluto dimostrare con i fatti che fare sistema ci fa più forti e ci porta lontano, questo è il discorso. E lo hai fatto in tutte le cose che in un certo senso sei riuscito a toccare e ad intercettare. La prova su tutte, secondo me, è il progetto della videosorveglianza, dove per tanti sindaci, correggimi se sbaglio, è stata l'occasione per poter attivare tutto un sistema di telecamere che potesse controllare il proprio territorio da una parte, mentre dall'altra tu sei riuscito, grazie anche al lavoro che fai, puoi dirci che lavoro fai Sì, nella io tua lavoro in vita? polizia, a E quindi, Pescara. conoscendo molto bene questo settore, Certo. la tua osservazione è stata assolutamente pregnante, perché tu hai detto assolutamente non dobbiamo organizzarci da soli, dobbiamo fare sistema affinché la prevenzione sia l'arma che noi mettiamo in campo. Cioè, come? Spiegaci Esatto. bene quel sistema delle targhe che tu giustamente Sì. hai implementato. Perché avevo visto che tutti i sindaci che avevano fatto l'impianto di videosorveglianza da soli avevano creato un sistema tale che avevano un piccolo server dentro al comune, riprendevano le immagini delle macchine, quando accadeva il reato i carabinieri spesso andavano ad acquisire le immagini e queste erano inutili alle indagini perché le macchine magari erano rubate, le persone erano trafelate e quindi non avevano Trafelate, di... cioè con il volto coperto, Esatto. quindi impossibile riconoscerle. Allora, quando quell'anno chiesi l'incontro con il prefetto che organizzò un tavolo tecnico da cui poi è partito tutto, io proposi un sistema di videosorveglianza integrato. E che cosa significa questo? Che si andava a blindare un territorio e non tutte le strade di un semplice comune. Certo. E quindi si andava a ottimizzare il sistema mettendo delle telecamere con lettura targhe, visore notturno, eccetera, che è molto più potenti e questo avrebbe permesso di fare prevenzioni, che significa che se collegata con la banca dati dei carabinieri, se una macchina rubata transita in questo territorio videosorvegliato, viene subito segnalata alla centrale dei carabinieri, la quale dice: attenzione, c'è una macchina rubata che Che transita si a aggira nel Fagnano, territorio, qual è la prima certo. pattuglia utile che ho e quindi si può A intervenire. controllare su prima che venga Prima, effettivamente messo in questa atto si un chiama appunto reato, prevenzione, esatto. certo. E questo sistema integrato ci ha permesso, perché alla fine hanno aderito a questo mio progetto i 12 comuni dell'area, gli 11 comuni 12 dell'area comuni, 8 più Prata d'Ansidonia che ha voluto stare con noi. un Quindi grandissimo andremo a risultato. videosorvegliare un'area molto importante e strategica del nostro territorio, alle porte dell'Aquila, perché parte da Baricciano, Poggio Picenza, San Demetrio, Sant'Eusanio, Villa Sant'Angelo, Ocre, Fagnano, Fontecchio, Acciano, Prata d'Ansidonia, spero di non aver Fantastico, dimenticato nessuno. fantastico, non li ho E contati. questo ha evitato, cioè il progetto è unico, quindi
con il budget abbiamo dovuto affidare alla centrale unica di committenza l'incarico, ha vinto un progettista, il progetto è finito, abbiamo trovato i soldi e quindi stiamo per portarlo in prefettura per le dovute autorizzazioni. Ma la cosa appunto che ci interessa di più è che tu con questo sistema, mettendo tutti insieme i territori, i sindaci, le persone coinvolte, sei in grado di individuare intanto le strade essenziali con cui si entra nel territorio. Certo. Quindi non serve, diciamo, appunto, mettere tantissime telecamere, ma le telecamere giuste e poi di altissima qualità, Esatto. perché appunto funzionano la notte, sono collegate con Con la banca qualcuno, con dati. la banca dati e quindi suonano subito. Sì, avvisano naturalmente Avvisano la subito, forza no, dell'ordine, non me, dell'emergenza, che non avrei certo. alcun interesse in quel senso. E quindi secondo me è un modo, tu hai praticamente moltiplicato il potenziale di questo progetto che se utilizzato male, alla fine pensateci, diventa una telecamera che riprende un'auto rubata appunto con quattro persone, dico per dire, che scendono mascherate, che fanno un furto, escono, ripartono e tu, a meno che non vengono, diciamo, traditi da un piccolo dettaglio che non li riprendi più, Esatto. né loro, né la refurtiva, né tutto il Ma la resto. forza di questo progetto, di cui sono veramente orgoglioso, perché grazie anche a Paolo Esposito che ha capito l'importanza del progetto ed è riuscito a finanziarci questa grossa opera pubblica e ci è stato sempre accanto, mi hanno messo i colleghi a capo di questo progetto e quindi come coordinatore l'ho elaborato raccogliendo tutte le indicazioni dei vari sindaci, le abbiamo messe a sistema evitando le sovrapposizioni a confine dei singoli comuni e quindi è venuto fuori per me un bellissimo lavoro ed è solo l'inizio perché il mondo della videosorveglianza è pieno anche di finanziamenti europei a cui però tu non puoi accedere se non sei un comune già videosorvegliato o un'area già videosorvegliata. Quindi questo è semplicemente l'inizio L'inizio. di un progetto ben più ampio che noi abbiamo intenzione di mettere in essere perché con lo stesso sistema integrato noi possiamo andare anche a fare prevenzione sul dissesto idrogeologico. Per esempio c'è un masso che noi ci preoccupa e potrebbe, non è stato messo in sicurezza. Basta monitorarlo con una telecamera collegata al sistema, si sposta un Fantastico. millimetro, ti arriva l'alert e ci sono innumerevoli In un funzioni. mondo in cui insomma, tante cose vanno a rotoli, Esatto. incominciare a pensare per la nostra sicurezza con un progetto futuro credo che sia veramente un ottimo punto di partenza. E, signor Sindaco, questo sistema l'ha pagata anche molto nelle relazioni che ha diciamo, tessuto in questi 3 anni, perché poi gli stessi sindaci le hanno affidato la comunità del Parco Sirente Velino all'unanimità. Quindi davvero paga riuscire ad essere il collante di un mondo invece fatto di piccoli campanili e di piccole antipatie piuttosto che invidie. Io ti ringrazio Roberta, semplicemente mettendosi al servizio del territorio e dei colleghi, con l'esempio, io credo che i risultati si raggiungono. Infatti anche nella comunità del parco stiamo lavorando bene, in sinergia, condividendo tutto e quindi abbiamo ridato dignità anche a questo ente che sinceramente era da troppo tempo Anche abbandonato. lì ti abbiamo scoperto con un ottimo polso, cioè se da una parte riesci ad aggregare, dall'altra riesci anche ad essere molto fermo, perché tu sei riuscito, penso nella prima volta nella storia del parco, a farti passare l'abbattimento selettivo per la sicurezza delle Sì. Certo, persone, anche per, diciamo, per la difesa di quelle che sono le nostre agricolture, le nostre attività. perché io ho accettato l'incarico di Presidente della Comunità del Parco quando i colleghi me l'hanno chiesto, perché bisognava mettere mano in modo energico e deciso a questa situazione, perché ormai i cittadini erano diventati ospiti in casa propria e questo non è più accettabile. L'uomo deve tornare al centro del sistema natura, secondo me. E quindi ci siamo messi all'opera perché spesso il parco gestiti anche da politici della regione, eccetera, forse non hanno più il contatto vero con il territorio, non sanno le esigenze reali e le difficoltà che i cittadini vivono. E quindi il nostro è un territorio di agricoltura per quanto riguarda la Valle della Terna, la Subequana e turistico, diciamo, dell'Altopiano delle Rocche. Bisognava Certo. mettere a sistema tutto quanto e io ho accettato dicendo che a una condizione, che la mia figura doveva essere aggregante e che tutti i comuni dovevano avere pari dignità. Cioè noi avremmo fatto tutti insieme la battaglia per il turismo dell'Altopiano delle Rocche, ma mi aspettavo la stessa azione energica dei sindaci dell'Altopiano delle Rocche per quanto riguarda le problematiche della Valle Subequana e dell'Alto Terno. Perché insomma, consentimi, ma non è che facciamo pubblicità di casa nostra, però effettivamente il tuo comune è rinomato a livello nazionale come,
il comune è tra i più grandi produttori di tartufo nero. Sicuramente sì. E quindi capisci che capiranno i nostri telespettatori che avere cinghiali che pascolano e passeggiano per le tartufaglie non è che sia molto piacevole né per le persone che lo coltivano, insomma, veramente Sì, va a io devo dire che. ledere l'economia di un territorio in modo Devo dire importante. che gli ostacoli erano tanti, quindi io ho preso le decisioni come sindaco di Fagnano, ho fatto un'ordinanza, l'ex 54, cioè per ordine e sicurezza pubblica, e l'ho inviata al prefetto dicendo che io E lì il pugno forte è stato, andavo a sparare perché avevo i cinghiali nei centri abitati e quindi temevo per l'incolumità dei miei cittadini. E questo fatto ha fatto sì che il prefetto ha subito convocato un tavolo tecnico, ci siamo confrontati con Regione, Parco, Carabinieri Forestali, Polizia chi Provinciale più ne ha più ne metta. e da qui io ho esposto tutte le ragioni delle nostre popolazioni e il prefetto devo dire che è stato determinante perché ha imposto al Parco e alla Regione di modificare il regolamento perché doveva essere previsto un sistema appunto di abbattimento selettivo per incolumità pubblica. E anche lì tanto carino il fatto che voi abbiate pensato di lasciare, diciamo, l'animale poi a frutto dei residenti, per cui anche i residenti del piccolo borgo potevano fare domanda per poter avere il cinghiale. Quindi, Sì. diciamo, è tutta, ecco, l'economia circolare che diventa sempre più positiva, perché tu vieni appunto da un piccolissimo borgo del comune di Fagnano Alto, che è appunto Campana, che è un gioiello meraviglioso, un crocevia importantissimo già dal tempo dei Romani, e il ponte ne è testimonianza Esatto. perché era il punto di raccordo con le rocche. Sì. E io ricordo, insomma, di essere rimasta molto colpita dalle prime conversazioni che abbiamo fatto insieme qualche anno fa, quando tu appunto dicevi il rischio più grande per noi che abbiamo vissuto questi borghi da bambini durante le feste estive, quando si riempivano. Oltretutto poi la zona di Fagnano è popolata da persone che sono andate all'estero e quindi si parlavano Certo. tutte le lingue. Quando ci si rincontrava a Valle Cupa o nelle diverse feste, il problema, appunto, tu mi dicevi e mi hai fatto riflettere per la prima volta, è che non tornando le famiglie perché le case non sono agibili, perché sono seconde case, perché le frazioni, bla bla bla, i figli non si affezioneranno e quindi noi avremo il problema fra 10-15 anni di famiglie che possederanno le case qui ma non vivranno più il paese perché non si sono affezionati, non Esatto. hanno ricordi, non hanno i nonni e tutto quello che poi è stato la vostra adolescenza, la vostra infanzia. Bravissima, hai colpito il segno, tant'è che è uno nell'organizzazione del mio lavoro in comune è stato proprio questo il mio pensiero principe, cioè ho voluto con forza un assessore alla ricostruzione che si occupasse esclusivamente di questo. Per dare la possibilità a me sindaco di fare anche altro, cioè di buttare le basi per creare economia del territorio, per riportare le persone nei nostri borghi, altrimenti stiamo per ricostruire i comuni, ma non abbiamo le persone all'interno. E Certo. quindi abbiamo messo in essere un sistema con l'altopiano delle Rocche, con i comuni vicini, di un turismo integrato anche qui. E infatti il nostro referente principale era appunto il nostro caro amico Massimo Massimiliano Bortolotti che Bortolotti, vogliamo certo. ricordare anche in questa sede che ha subito sposato questa idea di allargare il turismo nella nostra zona e anche perché gli elementi cardini sono Ovindoli Ah, e le grotte di Stiffe, certo. diciamo, Loro che che sono hanno sono fatto un miracolo, la esatto. sua famiglia ha fatto un E miracolo, io sto certo. lavorando in questo senso con la creazione di un albergo diffuso, un consorzio di proprietari con le seconde case da mettere a sistema del turismo del nostro E territorio. questa poi praticamente è la cosa più importante, anche andare a prendere le buone pratiche, no? Delle Certo. cose che hanno funzionato altrove, perché non farle funzionare dove abbiamo dei potenziali? Tu Anche hai un perché abbiamo potenziale le con il richieste, territorio? abbiamo delle Sì, richieste, delle certo, più hai delle svariate. richieste, assolutamente. Quindi veramente è la cosa più importante. E i piccoli borghi che tu hai, Castello, Campana, sono delle gioielli, ma poi, come dici tu giustamente, sei a nemmeno 1 chilometro da Stiffe, a Esatto. Fontecchio, che è qualcosa di straordinario. Se vuoi, 20 minuti dalle Rocche e 20 minuti da Santo Stefano, cioè sei veramente l'ombelico del turismo, almeno di quella parte della Certo. Valle della Terno. Certo.
Quanto è difficile la ricostruzione? Perché ieri abbiamo avuto Mimmo Srur, appunto, che ci diceva che nei borghi la ricostruzione è davvero difficile. Quante Sì. pratiche sei riuscito a far partire? Quali difficoltà? Quali. Allora, quando sono entrato in comune, da noi ancora non partiva nulla, avevamo quattro pratiche presentate. Quindi il mio primo impegno è stato quello di fare la graduatoria, far presentare il massimo numero di pratiche, quindi 37, nella prima fascia, e ne siamo riusciti a far partire in 3 anni 17, che è un ottimo risultato per quanto mi riguarda. L'ultima riunione che abbiamo fatto con i sindaci dell'area 8, ho visto che di media i comuni dell'area 8 hanno tirato fuori tre pratiche a comune all'anno, quindi io, diciamo, ne ho tirato fuori cinque l'anno, sono Sei soddisfatto. riuscito quasi a raddoppiare, insomma, dai, È piano piano. stato, cioè, recuperare il tempo perduto non è mai Certo, possibile, però diciamo certo. che sta andando abbastanza bene. Adesso noi siamo preoccupati soprattutto per quello che sta accadendo nell'URSC, perché la Ecco, vacatio della governance è pericolosa e i tempi si stanno un un po' troppo problema allungando. politico? Sì, credo che alla fine ritorni sempre lì. Adesso c'è la commissione che deve valutare tutti i curriculum del nuovo Paolo Esposito, di chi sarà, Certo. però sta passando Troppo troppo tempo, tempo certo. e noi siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché, come ha detto anche l'altro giorno il presidente dell'ANCE, che ho ascoltato, a fine anno le ditte devono pagare gli stipendi, devono pagare le tasse. E a gennaio c'è l'INPS e non so quante ditte potranno reggere l'urto se non ci saranno i fondi necessari per pagare Certo. tutti gli Se non stati vanno avanti i d'avanzamento. saldi, Esatto. certo. Quindi noi Certo. stiamo battendo come assemblea dei sindaci sul tavolo di coordinamento e negli organi competenti affinché si accelerino un po', perché queste situazioni dovevano essere previste prima, secondo me. Sicuramente, sicuramente. Allora, grazie al sindaco Francesco D'Amore. Mi consentirai di concludere, diciamo, il nostro incontro con la parte del nostro TG, appunto. Andiamo a vedere insieme le notizie della giornata e naturalmente in apertura adesso troviamo il nostro TG in diretta con il sindaco, appunto, D'Amore. E la prima notizia che vorrei presentare per il TG è proprio una notizia che ti riguarda ancora. Foresta Modello, la media valle della Terna si candida. Ancora il Sì. sistema. Sabato 27 ottobre il presidente della comunità, appunto Francesco D'Amore, nonché sindaco di Fagnano Alto, presenterà la candidatura della Media Valle Aterno come area pilota del progetto Foresta Modello. Che cos'è Foresta Modello? Foresto Modello è un progetto che è nato in Canada tantissimi anni fa. In Italia è attivo solo in Toscana e quindi grazie anche alla collaborazione di tanti attori che sono dietro a questo progetto, Marina Paolucci, Alessio Di Giulio e tanti altri che adesso non sto qui a nominare, è nata questa idea, quindi siamo andati a vedere un paio di anni fa, un anno e mezzo fa circa, alcuni sindaci della Valle Aterno sono andati in Toscana a visitare proprio questo modo di fare il progetto e l'abbiamo riportato sul nostro territorio. Adesso ci sarà l'adesione della Regione Come si Abruzzo. declinerà praticamente per l'utente la foresta modello? Adesso questo è un progetto che ci permette di entrare in una rete internazionale di progetti. E Ah, ok, quindi tutto da quindi sviluppare, sì, ed ok. è una forza della natura perché Fantastico. sono possibilità che a noi oggi sarebbero precluse sulla Assolutamente. gestione naturalistica e turistica del territorio inteso come bosco e come montagna. Grazie ancora allora, sindaco. Non sarà sfuggito agli abruzzesi purtroppo la trasmissione delle Iene che ieri sera sono tornate sui viadotti della 24 e purtroppo sono tornati anche troppo vicini a noi e hanno messo in allarme, soprattutto per il viadotto Ritorno in Parte, che ha un coefficiente di sicurezza pari a 1,03, 1 sappiamo che è il minimo del coefficiente di sicurezza. Le immagini sconcertanti girate sotto i viadotti della 24 e della 25, non solo ferro arrugginito e calcestruzzo a pezzi, ma anche pistoni antisismici sganciati e ferri nei cassoni, che consentono alla strada di vibrare e ammortizzare così il passaggio degli automezzi spesso spezzati. Gli appoggi e le loro guide dentate fortemente compromessi. Particolari allarmanti i coefficienti appunto di sicurezza di Pietrasecca 0,85, addirittura al di sotto del minimo. E insomma, le Iene non mollano e sicuramente continuerà questa grande denuncia a farci parlare dei nostri viadotti, sperando che ci siano soluzioni oltre alle denunce.
Una denuncia è arrivata questa notte alla redazione del capoluogo attraverso appunto il numero del broadcast di WhatsApp del capoluogo, laboratori dell'ITIS, infiltrazioni e macchinari abbandonati. Veramente tristi le immagini che sono arrivate al nostro numero di WhatsApp dall'ITIS Amedeo d'Aosta dell'Aquila, i macchinari coperti dalla plastica perché le infiltrazioni ormai rendono assolutamente inagibile la struttura. E insomma, un istituto tecnico che non possa avvalersi dei laboratori sembra veramente paradossale. Comunque, speriamo che qualcuno corra ai ripari al più presto e che questa denuncia dia i suoi effetti. A proposito di denunce, dopo essere stati ieri nel viadotto di Pettino e avervi raccontato l'abbandono, oggi arrivano altre immagini da Via Amiternum che è diventata in effetti una discarica a cielo aperto. Tutti conosciamo Via Amiternum e siamo tutti in attesa della ricostruzione di queste case dell'ater e purtroppo sono diventate anche un immondezzaio, appunto. Evasione dai domiciliari. Passiamo alla cronaca. Un aquilano evade dai domiciliari, arrestato dalla polizia. Doveva essere ai domiciliari, ma è stato sorpreso lontano dalla propria abitazione in compagnia di un moldavo armato di coltello. Un 45enne aquilano è stato arrestato. Il moldavo è stato denunciato per porto abusivo di arma. E ci spostiamo ora al comune dell'Aquila, dove questa mattina c'è stata una importante commissione per la fontana luminosa e la zona pedonale che era stata proposta intorno ad essa, la pedonalizzazione contro la sosta selvaggia. La proposta in commissione, che si è discussa questa mattina durante una riunione della seconda commissione, appunto, ed era la proposta del consigliere Silveri di pedonalizzare la zona della fontana luminosa. Al momento solo un'idea da valutare, che però già fa discutere. Chiudiamo l'appuntamento dell'informazione di oggi con il meteo. Bel tempo fino a venerdì, come avevamo anticipato già ieri. Dovrebbe continuare questo graduale aumento delle temperature. Aumenta anche un po' di nuvolosità e venerdì appunto dovrebbe incominciare il peggioramento. Sabato è prevista una progressiva intensificazione del maltempo con precipitazioni sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose. Insomma, come avevamo detto, ci rovina il fine settimana. Niente passeggiata a cavallo per questo fine Esatto. settimana, che Francesco condivide questa passione con noi. E allora l'appuntamento con l'informazione per oggi si conclude qui. Vi aspettiamo domani alle ore 13 con il TG delle 13. Grazie a Francesco D'Amore. Grazie Buona a giornata a voi, tutti. buongiorno.